Siamo con Jordan Varnado, top scorer a Ravenna, top scorer questa sera nella vittoria con Ferrara, 2 su 2, diciamo che inizio migliore probabilmente non poteva immaginare. I think I had a good start so far. Just doing what my coach was telling me to do. Get deep paint catches, you know. Just trying to get a rhythm on everything. Just the style of plays around here and just how the referee play the game. Penso di aver iniziato bene. Sto facendo ciò che l'allenatore mi ha detto da fare. Cercare di entrare nel ritmo, capire anche come vengono arbitrate le partite e fino ad ora sono contento. Ecco, Giorgio, parlando con i tuoi compagni, soprattutto che sei un grandissimo lavoratore, hai tantissima voglia di emergere e hai detto stai cercando di imparare il basket italiano, però già miglior realizzatore di tutte le partite. Scored the first two games already. Doing a good job. Thank you. I guess, just try to come every day with 100% effort. Good time not to leave anything on court. So I'm just thankful that my teammates gave me an opportunity to, you know, just welcome me with open arms here. So I'm just grateful. Sì, ogni giorno cerco di dare il 100%. Sono molto grato agli altri giocatori della squadra che mi hanno veramente fatto un'accoglienza stupenda e sì, sono felicissimo di tutto. Ecco, a livello di gioco in questa squadra, come si sta trovando e quali sono gli aspetti del gioco del Mister Basket che più gli stanno piacendo e dove secondo lui la squadra può ancora migliorare molto? Like most about the plays you guys run and what do you think you can get better at? I still feel like we need to get better at executing our plays, moving the ball, limiting our turnovers. We have a lot of turnovers in crucial times and moments, like back-to-back turnovers during the game period. Once we adjust and fix that, I think we should be fine. Penso che la cosa più importante è eliminare le palle perse. Di sicuro giochiamo bene, ma ogni tanto perdiamo anche due palle di seguito e in partite più importanti questo forse potrebbe essere un problema. Senti Jordan, quando ti sei stato presentato hai detto che ti sentivi al 50-60%, secondo stiamo sempre parlando di percentuali, ora con due partite di campionato sulle spalle come ti senti a livello di forma fisica e di inserimento dentro la squadra? Yeah, a couple of weeks ago when you were interviewed you said you were at about 50-60% of your form. Now after a couple of games in the championship, what percentage would you give yourself, you know, if you can? I'd say I'm about 90%. I still got some things I need to fix and adjust to, so I think I'm about 90. Direi che sono ora giunto a circa 90%. Ci sono delle cosine che ancora devo mettere a posto, però sì, circa 90%. In campo l'inizio è andata benissimo, sta finendo tutto molto bene sia a livello personale sia di squadra. Fuori dal campo l'ambientamento a Pistoia in città, come sta andando, cosa magari per il momento l'ha colpito, cos'è che gli sta piacendo di quello che è intorno? So on the court things are going great, two games, two wins. And what about Pistoia, the city? What are the things, how's it going? And what's something you noticed about Pistoia that you like? The story of the city is very good. Good city, you know. I love the people, you know. They're very interactive with me.
a lot of food, good food here. So just so far, so I need to get out a little bit more and just walk around the city. I need to start doing that more. But just like I said, a lot of people, you know, a lot of city, a lot of food. Sì, la città mi piace tantissimo. Vedo le persone, interagiamo sempre. E il cibo, se ne parla, buonissimo. E devo cercare di uscire un po' di più per conoscere più cose ancora.